Amici, stiamo per partire per una nuova avventura, più che altro un altro viaggio. Siamo con la nostra preziosa ospite odierna, Ginetta Menchetti, sindaca di Civitella in Val di Chiana, uno dei tanti posti straordinari del nostro territorio. Parleremo di tante cose, anche inevitabile di calcio, perché anche per chi non è appassionato, insomma, al momento in cui stiamo registrando, praticamente dobbiamo fare questa piccola parentesi. Ieri sera l'Italia si è laureata campione d'Europa. Nel momento in cui questa trasmissione andrà in onda, i festeggiamenti probabilmente saranno conclusi, ma non è detto. Quindi ancora abbiamo dentro il grande brivido provato al momento in cui è stata alzata la coppa al cielo. E con Ginetta parleremo anche di questo, ma non solo di questo. Quindi allacciamo le cinture tra poco, si parte con CarTube. Restate con noi. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra. Eccoci qua, benvenuta a bordo la Ginetta Grazie. Menchetti. Adesso è il momento più Allora. terribile, come dicono a Roma, perché dobbiamo mettere in moto questa macchina che tecnologicamente Mi pare un po' alla super avanzate. avanguardia, Infatti. però dobbiamo anche renderci conto. Oh, ecco, è tutto elettronico, tutto quanto elettronico. Allora, così si mette in moto, ecco qua. Senti, non si sente Perché il rumore elettrica? del motore perché è tutto elettrico. Cosa fai? Quindi dicevamo, benvenuto. Una cosa bisogna farla però, Accendere forse l'aria toccando. condizionata, perché Ah, sennò bravo, se no fra si 2 minuti muore. vedrete una morte in diretta e quindi non è molto bella questa cosa. E sì, mi sono fatto spiegare tutto, ecco. C'è una Spalchi soluzione i a tutto, sì. finestrini. E quindi ci siamo. Ci siamo. Questo è dietro. Chiedo venia perché insomma non è una cosa semplice. Eccoci qua. Ecco. Oh, adesso Adesso ci possiamo siamo. tirare un sospiro di sollievo. Sollievo. Allora, Ginetta Esatto. Menchetti, è un piacere averla con noi, sindaca di Civitella in Val di Chiana. La prima curiosità è che sei nata il giorno di San Valentino, il 14 di febbraio, quindi la domanda è perché non ti hanno chiamato Valentina? La storia è lunga perché non mi hanno chiamato Valentina, Però ci perché hanno no, pensato, ma no, assolutamente no, no, niente, no, 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 non c'è stato nessun dilemma. assolutamente, perché era morto da poco mio nonno che si chiamava Gino, quindi mi sarei dovuta chiamare Gino, ma siccome era una femmina sarebbe stato Gina, ma c'era la nonna che si chiamava Gina, allora siamo arrivati a Ginetta, Un compromesso, un insomma. compromesso. Ne hanno discusso molto. Probabilmente. Ecco, te dal 2004 sei profondamente legata al territorio di Civitella, dal punto di vista politico, Sì. ovviamente, perché sei entrata in
consiglio comunale, quindi con un incarico da assessore esterno nel 2004. Nel 2004 esterno, fino al 2006. Sì. Poi nel 2006 ho fatto la legislatura, la seconda legislatura di Massimiliano Dindalini, da assessore interno, anche consigliere. Ecco. E poi dal 2011, quindi questo è il secondo mandato, sei sindaca di Civitella, grandissimo. È un posto forse che è un po' fuori dalle mappe, no? Però sta di fatto che è veramente uno scrigno, è bellissimo. Un posto molto bello, soprattutto bello. Insomma, il borgo di Civitella è un po' la nostra perla del comune, ma anche della Val di Chiana, insomma, ci sono numerosi turisti. I nostri agriturismi nel periodo da aprile ad ottobre sono sempre molto pieni, insomma, siamo visitati, anche se dobbiamo lavorare ancora sulla promozione per farci conoscere ancora di più, diciamo, in tutto il mondo, e questo lo stiamo facendo attraverso l'ambito turistico della Val di Chiana, in cui siamo inseriti, che va da Civitella fino a Cortona. Ecco, ovviamente fare il sindaco di un posto così piccolo, di un borgo lo possiamo chiamare, no? Perché siamo conosciuti come, ma possiamo definire città, è un borgo, uno dei tanti borghi caratteristici della Toscana, però insomma tutto sommato è un paese piccolo, e quindi fare il sindaco di una località piccola a 360 gradi è molto impegnativo. Io ho letto una tua intervista che, senza lamentarti, ho detto, anzi, diciamo che è una cosa che ti inorgoglisce, cioè che ti hanno suonato anche il campanello di casa, sì, più di una volta. Sì, è vero, ma questa è la cosa bella di fare il sindaco di comuni di piccole e medie dimensioni, dove c'hai un rapporto diretto con il cittadino e che quindi non si fa problemi, giustamente, a segnalarti i suoi bisogni o le sue necessità in qualsiasi luogo tu ti trovi. Questa è faticosa, ma è la parte anche più bella, perché ti dà anche un'emozionalità e una relazione umana che forse in comuni molto più grandi non hanno, perché non si permetterebbero mai di andare direttamente dal sindaco, no? Invece la mia porta dell'ufficio è sempre aperta tutti i giorni, e anche sono sempre a disposizione anche nei luoghi più diversi in cui mi trovo, dal supermercato alla piazza, al parco giochi, cioè in ogni momento mi possono rivolgere le loro domande e le loro istanze. E tu sei in scadenza di contratto, perché a ottobre di mandato, scusa, sì, non è un contratto con i cittadini, è un contratto. Sì, è un contratto con i cittadini, in effetti. Esatto. Però il tuo mandato scade ad ottobre, e quindi non ti ricandiderai. Adesso non ti chiedo cosa hai intenzione di fare, se rimanere in politica oppure tornare alla tua attività, insomma, quindi credo che tu ci debba pensare ancora, non lo so, però è stato fatto che sono stati 10 anni molto molto intensi. Sì, assolutamente sì, 10 anni di grandi soddisfazioni, ma anche di grande lavoro e grandi sacrifici, comunque credo che ne valga, che ne sia valsa assolutamente la pena, perché fare il sindaco ti dà una prospettiva totalmente diversa del tuo territorio, dei tuoi cittadini e anche dei bisogni di questo territorio e dei cittadini. E quindi te in prima persona con la tua squadra hai la possibilità di programmare e dare anche una svolta a certe impostazioni. Quindi abbiamo lavorato come sempre tenendo al centro la persona e i suoi bisogni, cercando di migliorare i servizi che già avevano un ottimo livello su Civitella, perché da sempre siamo, diciamo, un po' il fiore all'occhiello, soprattutto per quanto riguarda il sociale. Noi in un bilancio di 8 milioni circa spendiamo, investiamo, come dico io, neanche spendiamo, oltre 2 milioni sul settore sociale, quindi abbiamo servizi da 0 a 100 anni, e questo è importante per le famiglie, che in qualsiasi arco della vita si trovino con una necessità, possono rivolgersi al comune e trovare una risposta. Ecco, poco tempo fa, se non vado errato, la settimana scorsa, comunque non più tardi di una decina di giorni fa, c'è stata una manifestazione a Roma da parte di tanti sindaci, sì, che si sono lamentati per questo martellamento continuo da parte della magistratura, soprattutto per cose, diciamo, banali, cioè si rischia di essere indagati anche per cose per le quali il sindaco ci incastra poco o niente. Insomma, assolutamente. È diventato difficile fare il primo cittadino. Sì, è molto difficile, perché le responsabilità sono infinite.
anche in quelle occasioni in cui effettivamente non vi è una diretta responsabilità, però di riflesso sei sempre chiamato in causa e quindi assolutamente condivisa quella manifestazione, anzi avevo dato anche la mia adesione personale, poi non sono potuta andare perché avevo fatto il vaccino e il giorno dopo avevo insomma un po' di problemi per causa vaccino, però condivido assolutamente questa battaglia che stiamo portando avanti come ANCI, quindi con tutta l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, perché dobbiamo riregolare questo aspetto, altrimenti si rischia davvero di non trovare più persone disponibili a mettersi al servizio delle proprie comunità. Ribadito un concetto fondamentale, il vaccinarsi, ecco, questo lo ricordo sempre perché amici che ci seguite da casa, vaccinatevi, perché purtroppo devo dire quelli della mia generazione, io ho 60 anni, quindi insomma è anche un'età a rischio, però sono quelli che insomma, negli anni 80 hanno sognato, sono stati molto attivi, creativi, eccetera, e sono quelli che purtroppo ora numericamente sono chiamati a vaccinarsi, cioè c'è questo indice di percentuale che è abbastanza inquietante, almeno per quanto mi riguarda. Sì. Parlando anche con i medici mi dicono che proprio è il range 60-70 anni che sono quelli che hanno una percentuale più bassa di vaccinazione, invece dovrebbero... Che poi sono quelli più a rischio. Dovrebbero vaccinarsi perché comunque siamo in un'età comunque a rischio, e quindi vaccinarsi è davvero consigliato, ecco. Io mi sono arrabbiato, insomma, al telefono con un carissimo amico aretino che vive e lavora a Genova, e parlando gli ho detto, ma dico, quando è che hai fatto il vaccino? Io ancora non mi sono vaccinato. Ma sei morto! No, ma me la sono presa calma, dico, il Covid non se la prende molto calma. No, vabbè, lo vediamo anche in questi giorni, ora con la variante Delta, insomma, speriamo bene. Credo che ancora le regole vadano rispettate, bisogna riprendere un po' di serietà, perché nelle ultime settimane mi sembra che ci sia un rilassamento un po' generale, non vorrei che poi tra un paio di settimane ci si dovesse vedere ritornare in zone diverse. Non più tardi di settembre. Bravo. I virologi dicono attenzione, che poi non hanno sbagliato mai mezza virgola e le previsioni purtroppo sono sempre state azzeccate. Attenzione perché a settembre-ottobre si potrebbe, auguriamoci di no, fare i conti con una terza ondata, e quindi insomma non sarebbe brutta non solo dal punto di vista sanitario ma anche economico, perché veramente siamo soprattutto grossa difficoltà. Però la nostra è una nazione che nei momenti di difficoltà si rialza, ci sono queste, ora non voglio fare un paragone insomma che può essere considerato di basso profilo, però anche il calcio, che è un po' diciamo lo specchio del paese, no? Rialzato. No, ma cioè, te pensa che noi ci siamo laureati campioni d'Europa in uno dei momenti più critici del calcio, perché noi nel 2018 i mondiali li abbiamo visti in televisione, tutti a dire, è finito il calcio, qui adesso va sotto, invece è arrivato Mancini, ha chiamato un sacco di giovani che fra l'altro non giocavano neanche titolari nelle rispettive loro squadre di club, insomma abbiamo rialzato la coppa. Questo ci deve far capire che l'Italia nei momenti difficili riesce sempre a trovare lo spunto, non solo nel calcio ma un po' in tutti i settori, per rialzarsi. Sì, gli italiani comunque sono tenaci, determinati, i nostri imprenditori ancora di più, e quindi ce la stanno mettendo tutta, insomma io vedo anche nel mio piccolo territorio ce la stanno mettendo tutta per sopravvivere, ma non solo, ma anche per rilanciare le proprie aziende, reinventandosi, rimodulando quelle che sono le loro attività. Hanno una capacità di adattamento, quindi una flessibilità interessante che sicuramente potrà aiutarli a riattivare e a migliorare le proprie attività nel dopo Covid, che non siamo tutti consapevoli che non sarà niente uguale al prima del Covid. Ovvio, dopo Covid ci cambierà a tutti. Sperando
che ci tocchiamo ferro, non lo so, insomma, che ci siamo dopo Covid, perché qui con queste varianti, insomma, un po' di qualche timore comincia a prendermi, sì, dico la sincerità. Bisogna essere ottimisti. Vediamo, cerchiamo di pensare veramente positivo. Non positivo Covid, senza positivo ma senza. Per quanto COVID. Riguarda il Covid, pensiamo di essere sempre tutti negativi. Dai, esatto. Andiamo così. Allora, riagganciandomi alla forza di rialzarsi, l'Italia nel dopoguerra era veramente neanche in ginocchio, proprio sdraiata a terra. Eppure è stato, sono stati gli anni 50, gli anni 60, e io ci metto anche gli anni 70, un momento di grandissima crescita. L'Italia è riuscita ad eccellere in tanti settori, parlo sempre dal punto di vista economico e anche sociale, perché ci sono state anche delle battaglie importanti. Diciamo che la guerra ha insegnato, ma non tutti hanno la dovuta memoria. Ho fatto tutta questa lunga premessa per così entrare in questo argomento doloroso, questa strage di Civitella, che è stata uno degli eccidi più cruenti che si sono registrati nel nostro territorio e in Italia. Purtroppo mi sembra 77 anni, no? Sono trascorsi. Sì, c'è sempre questo ogni anno. Voi ricordate questo eccidio con questa lunga camminata alla quale ho partecipato un paio di volte, veramente commovente, una cosa. Però non si finisce mai di ricordare queste cose. Quello che veramente il dolore, non so cosa ne pensi te, ma che tante, specialmente le giovani generazioni imbeccate da qualcuno ad arte, insomma, scrivono delle castronerie, specialmente sui social, veramente. I social dà voce a tutti. I social, io dico sempre che sono il regno dei leoni da tastiera, che poi magari invece nel vis-à-vis certi ragionamenti o certe dichiarazioni poi non le farebbero mai. Però detto ciò, io ritengo che sia doveroso mantenere viva la memoria proprio per tramandarla alle nuove generazioni, far acquisire loro consapevolezza e conoscenza di quella che è stata la storia. Memoria e storia sono due cose diverse. Come dice lo storico Barbero, l'ho ricordato anche nel mio intervento in occasione appunto delle celebrazioni di questo 29 giugno, la memoria può essere anche divisa, perché la memoria alla fine è soggettiva, ognuno ha la sua memoria, mentre la storia va oltre la memoria, ha il dovere di rimettere insieme tutti i pezzetti di storia, anche di memoria, e farne una sintesi. Quindi la storia ci dice, anche in seguito a quello che è stato poi il processo che ha voluto avviare con forza questa amministrazione ottenendo l'apertura dell'armadio della vergogna, ci sentenzia la totale responsabilità dei tedeschi, condannandoli, e quindi questa è la storia. Purtroppo poi la memoria non sempre converge in quella che è la lettura della storia, però noi abbiamo davvero il dovere di tenere viva questa memoria proprio per continuare a dar giustizia ai nostri morti. Da noi sono morti tantissimi uomini, alcune donne, bambini, però rimasero prevalentemente innocenti, totalmente innocenti, e quindi su questo non dobbiamo transigere, non dobbiamo mai abbassare la guardia, anche se sono passati 77 anni, non sono mai celebrazioni retoriche le nostre, sono celebrazioni piene di emozioni, perché stare in quella piazza ogni 29 giugno ti riempie d'emozione, perché improvvisamente ti si apre un flash di quello che è stato il 29 giugno 44, una piazza dove sgorgava sangue, una piazza dove furono incendiate le case, e i cittadini non poterono fare assolutamente niente ed erano totalmente innocenti. Io sogno sempre un mondo migliore e penso che l'Italia dovrà svoltare, penso sempre in senso positivo. Un grande giorno sarà quando il 25 aprile sarà una celebrazione condivisa di tutti, la festa della liberazione. Siamo liberati da una delle dittature più feroci che siano mai esistite. Esatto. Poi io ho invitato, l'altro giorno, guarda, ho fatto una discussione abbastanza accesa rispondendo ad un, fra l'altro, una persona che conosco da diversi anni,
Ora, sono classificati tutti come amici, ma insomma, per me la parola amico ha un valore particolare. Se potessi parlare con il fondatore di Facebook, direi: guarda, invece di amici fai conoscenti. Conoscenti, bravo, perché è molto contatti, diverso. Insomma. Però questa persona aveva criticato l'Unione Europea, che aveva condannato dal punto di vista economico Orban per questo suo atteggiamento, insomma, repressivo nei confronti della, stiamo parlando dell'Ungheria, sì, nei confronti della comunità LGTB, e con una legge veramente pazzesca, e questo dice: ah, bella democrazia, eccetera, eccetera. Vabbè, io ho controbattuto, ecco perché a sostegno di questo questa persona, questo conoscente, diceva: l'Ungheria è una democrazia, lo hanno votato Orban, e quindi che cosa ci avete da dire? E io gli ho controbattuto, dico: guarda, anche il famoso in bianchino di Monaco di Baviera con i baffi, certo Adolf Hitler, andò al potere nel 1933 in maniera democratica. Dopo, con questo non è che uno ha il tana libero tutti per fare quello che vuole. Se fai una legge che va contro la cultura, perché io parlo di cultura democratica, è giusto che qualcuno non solo te lo faccia notare, ma insomma, vuoi stare in Europa? Le condizioni sono queste, altrimenti vai fuori, assolutamente. Infatti c'è che si debba a tutta quella lotta di resistenza e la sconfitta del nazifascismo, e che la storia ci dica che erano loro che anche con i loro errori ci hanno permesso di tornare alla libertà, questo credo che sia inequivocabile, ce lo dice la storia. Cioè, sì. Quindi, però ancora oggi ci sono ancora parti, appunto, anche della stessa Europa, non dico del mondo, ma della stessa Europa, dove invece ci sono dei reflussi che sono molto pericolosi e da tenere davvero sotto la lente di ingrandimento, perché non ci possiamo più permettere errori di questo errori e orrori di questo tipo. Allora, noi ci fermiamo un attimo per dare spazio a qualche spot, insomma, riprendiamo un attimo fiato, quindi restate con noi, tra poco la seconda parte di Cartube con Ginetta Minchetti. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra. Ed eccoci alla seconda parte di Cartube, abbiamo toccato vari argomenti con Ginetta Menchetti, con te sei anche la presidente della comunità del cibo della Val di Chiana, perché insomma il cibo è anche cultura, esatto. È una bella tradizione, perché in Italia, che è il bel paese, ricordiamocelo, nel mondo, è conosciuta per il grande tesoro artistico culturale, ma anche per il cibo. Esatto, da noi bellezze artistiche, culturali e enogastronomia fanno un trio vincente e un polo di attrazione per tutti i turisti di tutto il mondo. Sì, abbiamo fondato questa associazione Comunità del Cibo proprio della Val di Chiana nel mese di maggio, che comprende 17 comuni, quindi tutti i comuni della Val di Chiana Aretina e Senese, associazioni di categoria, gli stessi imprenditori, e ha come soggetto coordinatore la Camera di Commercio di Arezzo Siena. Quindi nel suo genere è l'unica in Italia ad essere così
composta, e infatti la regione ci sta guardando con tantissima attenzione. Il nostro vuole essere un progetto, un contenitore di relazioni che vanno dal produttore, chiaramente, quindi da chi produce la materia prima, il prodotto, fino al consumatore finale, che può essere il nostro cittadino, ma può essere anche il visitatore. Quindi passa dal produttore alla trasformazione, al commercio, fino al settore del turismo. Quindi vuole essere un contenitore di rilancio di uno sviluppo economico di questo ampissimo territorio che è la Val di Chiana intera, sia retina che senese. Quindi diciamo che è una sfida che abbiamo lanciato tutti insieme e che viene proprio da un grido di allarme che fecero gli agricoltori nel settembre 2018 in un'iniziativa proprio a Civitella, dove parlavamo di agricoltura sostenibile. Accolsi questo loro grido di allarme, mi feci un po' capofila da coordinatore nei confronti dei miei colleghi amministratori, e da lì siamo partiti per questo progetto che ha visto quindi la costituzione dell'Associazione Comunità del Cibo proprio il mese scorso. Abbiamo già partecipato a un primo bando della Regione Toscana e stanno cominciando i tavoli di lavoro e di confronto per redigere un piano strategico tutti insieme, perché è necessario che vengano portate su questi tavoli le stanze di chi lavora nei territori. Uno dei più grandi attentati alla nostra esistenza dal punto di vista, insomma, psicologico e così di vita di tutti i giorni, a mio modesto parere, è stata l'arrivo negli anni 80 del fast food, che è proprio il momento in cui ci si mette a mangiare, cioè, prendiamoci un'oretta, così, concediamoci questa pausa, siamo sempre a correre, sempre a rincorrere obiettivi che poi sono, se uno si mette anche a pensare, sono anche discutibili, però insomma il piacere del cibo, assaporiamo qualsiasi cosa, ecco, è proprio nella cultura italiana per eccellenza, insomma. Io quando vedo il fast food mi prende male. No, infatti, poi tra l'altro, insomma, a Civitella siamo particolarmente sensibili perché noi siamo anche città slow e abbiamo la sede della condotta Slow Food Val di Chiana, con la quale collaboriamo come amministrazione spessissimo in quelle 4-5 iniziative proprio di valorizzazione delle eccellenze del territorio. Ora quest'anno, causa Covid, molte sono sospese, però il 7 agosto per esempio avremo Calici sotto la Torre, quindi una serata dedicata a degustazioni di eccellenze enogastronomiche, tra cui l'attore principale sarà il vino, quindi varie tipologie di vini che verranno degustati dagli ospiti. Ecco, quindi abbiamo anche una particolare sensibilità verso la cultura del cibo di qualità, tanto che nel nostro ultimo bando della mensa scolastica abbiamo inserito tantissimi punteggi per la filiera corta, prodotti DOP, quindi, oppure prodotti territoriali proprio che hanno una territorialità. Quindi ecco, tutto questo perché vogliamo portare questa cultura alimentare anche nei nostri bambini, perché è da lì che si acquisisce consapevolezza sulla qualità del cibo, sperando che poi siano dei futuri cittadini che facciano poco uso o niente di fast food, che non è facile, però ci si prova. Ecco. Tutti a correre, fast. Il fatto anche che sia food, Civitella un paese slow, ecco, questo mi inorgoglisce particolarmente. No, mi viene in mente una battuta che fece Alberto Sordi, che era un cultore della pennichella pomeridiana. Ah. No? Va bene. Premetto, lui se lo poteva permettere, però ecco, la battuta mi fece molto riflettere, no? Perché disse, cioè, appena ho finito le magnate, cioè, mi metto sul terrazzo un attimo a fumare una sigaretta e vedo tutta sta gente che corre, suonano e cose, e quando spengo la sigaretta, prima di andare a fare la pennichella, io mi viene da dire, mando correte, ci aveva aggiunto qualcos'altro, ma sono evitato, insomma, andò bing e correte, andò a farsi la pennichella ad un'oretta, insomma. Questo dovrebbe farvi capire, insomma, che il tempo per voi, insomma, non c'è solamente il lavoro, che comunque è un problema, tutto quanto, però insomma ci siamo noi esseri umani che dobbiamo cercare di migliorare la qualità di vita. Ecco, penso che sia un traguardo fondamentale.
Credo proprio di sì, che bisognerebbe ritrovare un equilibrio, come dici te, tra questa velocità con cui organizziamo la nostra giornata e lasciarci dei piccoli spazi per godersi anche i territori dove viviamo, per, come dici te, stare a tavola magari mezz'ora in più e mangiare cibo di qualità, per ritrovare un po' se stessi, perché altrimenti rischiamo di essere dentro questa centrifuga continuamente e non apprezzare più lo straordinario, anche per esempio, paesaggio che ci circonda, perché diciamocelo, in provincia di Arezzo abbiamo dei straordinari paesaggi, quindi noi ci lavoriamo molto su questo per, diciamo, dare degli strumenti ai nostri cittadini per prendersi un po' di tempo per loro stessi. Per esempio, proprio a inizio anno abbiamo anche mappato e poi segnalato 9 percorsi per 90 chilometri sul nostro crinale prevalentemente, in collaborazione con un'associazione di camminatori che abbiamo da noi, che è il Nordic Walking, che ora va molto di moda, sono quelli che camminano con le bacchette, sì, no? Sì. Insieme a loro abbiamo mappato e segnalato questi percorsi e sono fruitissimi non solo dai nostri cittadini ma anche dagli stessi ospiti che arrivano nelle strutture, perché poi l'abbiamo promossi, abbiamo dato le brochure alle strutture, sono online, quindi ecco, arriva il turista, chiede cosa ci può essere da fare a Civitella, tra le varie cose ci sono anche questi percorsi che ti permettono davvero di scoprire paesaggi con delle viste mozzafiato. Ecco, bisognerebbe ritrovare un po' di tempo anche per dedicarsi a queste cose, credo. La Toscana, bravo. La Toscana, viviamo in Toscana, ragazzi. Sì, noi non l'apprezziamo perché ci siamo, però guarda, posso raccontarti un aneddoto. Sabato ho fatto un matrimonio di 2 milanesi. Che quindi venivano da Milano e avevano scelto di sposarsi in Rocca. Per noi la Rocca di Civitella, sì, bella, però insomma è abbastanza ordinaria, come sono ordinarie tante altre bellezze intorno nella provincia. Loro hanno detto: voi non vi rendete conto di che paradiso avete, cioè qui si respira proprio anche un ritmo di vita diverso, perché ti immergi in questo verde, sembra che il tempo quasi si fermi. Io gli ho detto: sì, voi avete ragione, lo apprezzate perché venite da Milano, ma i nostri cittadini hanno invece lo stesso velocità con cui voi vivete a Milano, l'applicano a Civitella, e quindi magari non si rendono conto obiettivamente delle grandi bellezze che abbiamo. Quindi, per dirti che poi, cioè, siamo molto più apprezzati e ritrovano qui un equilibrio, una rilassatezza, chi viene da fuori, ma noi che ci viviamo tutti i giorni non l'apprezziamo e ci facciamo travolgere dai nostri ritmi esagerati. E poi c'è anche, oltre che l'agitazione in giro, c'è anche un po' troppa rabbia, non so cosa ne pensi. Prima abbiamo accennato un po' l'uso abbastanza distorto che viene fatto dei social, o comunque diciamo improprio, no? Perché io considero i social una splendida occasione per confrontarsi, per sì, usata correttamente, sì, però quando anche viene per approfondire delle idee, insomma, certo. E qui come scrivi qualcosa che ti schieri un attimo. Sì. Io per esempio sulla legge Zan, cioè nel mio profilo io sostengo la legge Zan, non ti dico le discussioni che ho fatto. Allora, te parli con una che non è social per scelta, quindi io al massimo ho WhatsApp. Infatti non ti ho trovato, infatti, ti ho cercata per vedere di carpire qualche informazione. No, non mi hai trovato, perché per scelta non lo ero prima di diventare sindaco. Ma su nessun social? No, io ho solo WhatsApp. Poi abbiamo i social delle pagine del comune, quelle istituzionali, sì. Però le mie pagine personali non ce ne sono, perché è stata una scelta, perché i cittadini sanno dove trovarmi, io ci parlo, sono disponibile con tutti, quindi non c'è bisogno sul social, io lo voglio vedere in faccia al cittadino quando mi richiede qualcosa o quando vuole parlare con me. Quindi il social secondo me poi porta via quello che è invece la bellezza del rapporto umano e del rapporto diretto, e anche la schiettezza qualche volta, perché dietro una tastiera, te l'ho detto, talvolta persone scrivono cose che poi a tu per tu non direbbero mai. Quindi questa cosa dei social sono un grande strumento e io riconosco che non ne possiamo più fare a meno oggi, però purtroppo non sono spesso usati correttamente per dare la giusta informazione o per fare dei commenti equilibrati, diciamo così. Quindi bisogna stare molto attenti, perché rischiano davvero di come si può dire,
di dare versioni diverse rispetto a quelle che sono le realtà o le verità di alcuni fatti, no? Perché sì, alla fine sì. E questo è molto pericoloso, perché poi in questo momento la società sta vivendo un momento di grande difficoltà a livello sociale, a livello economico, a livello politico. Quindi la gente veramente perde qualche volta lucidità, anche inconsapevolmente. E quindi i social sono uno strumento molto semplice, molto easy, dove poi viene buttato di tutto e andare a recuperare o a chiarire diventa veramente difficile. Ginetta, ma perché? Perché la gente invece che ragionare con la testa ragiona di pancia. Esatto, oggi è così. E qualcuno a livello nazionale, dal punto di vista politico, l'ha capito molto bene, molto bene, e ci marcia sopra la grande. Esatto, e segue la stessa linea. Da concetti di pancia, affermazioni di pancia, e ha un suo credito, tra l'altro. Però questo è davvero preoccupante, perché scende il livello culturale del nostro paese e si rischia che scenda anche il livello culturale di chi ci governa, perché poi quando si governa bisogna avere, cioè, quella lucidità, quell'equilibrio per poter portare avanti le stanze nell'interesse di una nazione, non cioè perché si va di pancia, siamo più di moda e oggi si lancia uno spot, domani un altro, però alla fine non si riesce a portare a casa quello che serve alla nazione, perché questo è sotto gli occhi di tutti, credo. E quindi è veramente difficile questo momento, bisogna ricostituire proprio una cultura popolare, anche politica, ecco, perché secondo me c'è un abbassamento del livello dirigenziale, politico, un po' ovunque, davvero. Ma manca una scuola politica. Manca una scuola politica, una scuola di formazione che c'era, era fondamentale. Prima dentro le sedi, le partite che adesso non ci sono più. Questa, le sedi sono diventate virtuali ormai, purtroppo. Esatto, e non può essere così. Perché la politica non si fa virtuale. La politica si fa con il confronto, si fa con accesi confronti, però. Oggi non è più così, insomma, siamo diventati, anche la politica è diventata fluida, virtuale, però questi sono i risultati. Credo che società liquida, come diceva Bauman, grandissimo sociologo e filosofo polacco, però insomma era a tutti gli effetti. Io ho avuto la fortuna di stringere la mano. Ah sì? Venne, mi ricordo, nel 2013-2014 ad Arezzo. Ah. Per una serie di conferenze, sì, grandissimo, morto da poco tempo. E allora, domanda conclusiva, perché siamo quasi arrivati alla fine del nostro percorso, ecco, il momento più bello, queste due mandati, sono praticamente 10 anni, il momento più bello e il momento più brutto della tua esperienza da sindaca di Civitella della Chiana? Allora, cioè, al momento più brutto davvero non me lo ricordo, ecco, diciamo, ci sono momenti più faticosi, questo sì, però un momento così brutto, così negativo da mettere nei ricordi di questi 10 anni, non te lo saprei evidenziare. Magari mi immagino anche affrontare da sindaco un'emergenza Covid con la perché non sapevi cos'era, quindi è stato molto impegnativo, però dire brutto, cioè una cosa così. Quindi, mentre quello più bello sicuramente non è un momento, non è un evento, ma è, diciamo, questo grande rapporto che ho intessuto con numerosissimi cittadini e questa porta che ho tenuto sempre aperta ad accogliere il cittadino senza appuntamento, con appuntamento. Nel momento in cui arriva in comune, chiede se c'è il sindaco sale e può parlare con me. Secondo me questa è una delle cose più belle che può rimanermi come, diciamo, ricordo di questi miei 10 anni di mandato. Bene, allora si chiude qui questo appuntamento, grazie a Ginetta Menchetti, della quale apprezzavamo la capacità politica, adesso abbiamo avuto anche uno spaccato suo di vita dal punto di vista umano, culturale, quindi una bella persona a tutti gli effetti. Quindi grazie per essere stata con noi, grazie a voi che ci avete
seguiti non solo da casa, perché una volta dicevamo sempre da casa, ma proprio in virtù dei social molte persone ci seguono anche insomma, in vari luoghi, insomma, perché il televisore una volta non si portava in giro, no. Ma adesso il televisore è diventato il nuovo TV, è diventato lo smartphone, quindi insomma ovunque voi siate, insomma, grazie per essere stati con noi, alla prossima. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra.